L'idea resta sempre la stessa, nel senso che anche nel 2016, ma proprio da contenuto statutario, la scelta di aderire e partecipiamo è del singolo cittadino, quindi della singola persona. Lo abbiamo detto anche in precedenze, cioè che noi siamo aperti a persone che vogliono lavorare per il bene della città, che siano tesserate o non tesserate, questo non fa la differenza. L'importante ovviamente è che vivano la città, vivano la comunità e possano portare le istanze della comunità, possano essere rappresentative, perché uno dei nostri principi è proprio quello dell'ascolto, partire dall'ascolto per poi ovviamente meglio calibrare la risposta e l'azione amministrativa, che è dare risposte ai cittadini. La migliore proposta che convincerà i castellanzesi ovviamente sarà questa. Per cui buon lavoro a tutti. Noi ci siamo, abbiamo sempre lavorato con serietà, con impegno, cercando di fare le scelte migliori. Ecco, una cosa che non è mai entrata in Partecipiamo sono individualismi e soprattutto interessi personali. Sono sempre rimasti fuori. Noi abbiamo sempre lavorato cercando di fare le scelte migliori per Castellanze e per i castellanzesi, e questo sarà anche in futuro. Ecco perché ancora di più è necessario il contributo del singolo cittadino, di ciascuno. Molte persone appartengono alla precedente amministrazione, per cui molte persone hanno deciso di rimettersi in gioco, ma sicuramente ci saranno tante novità e altre persone che potranno dare un valore aggiunto.